Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Eccoci con la nuova rubrica Spettacolo e cultura. Allora, caro Federico, cosa c'hai da raccontarci in merito su questa Allora, rubrica? questa nuova rubrica trae battesimo da una notizia interessante. In un villaggio del Galles di 1800 anime e abitanti, addirittura troviamo 40 librerie, un numero Caspita, esorbitante. Ma non è caspita. questo soltanto il dato interessante. Il dato interessante è che queste librerie, cada uno, vendono libri rari e libri nuovi a 50 centesimi, paragonati al nostro caro euro. Quindi la cosa lascia praticamente sbigottiti in un mondo dove è tutto, diciamo, incentrato sui computer e la lettura sta diventando un mezzo di secondo piano. Abbiamo nel Galles 40 librerie che testimoniano una lettura sapiente e vogliosa degli abitanti del Galles, evidentemente poco sesso. Ecco, 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 E ecco. nonostante che sono inglesi, vabbè, Vabbè. comunque è un dato a noi interessante. Quindi questo dato è, diciamo, in concorrenza con il mondo AD del nostro caro Luca, che si vede fare una concorrenza becera, perché hanno dato la possibilità di avere cultura a tutti. E questo è un dato molto interessante per il fatto che ci troviamo in Galles, quindi neanche a Londra, e quindi vuol dire che la cultura non ha confini. Ah, beh, Un decisamente. altro dato culturale, volevo dire che c'è la rottura del monopolio della SIAE per quanto Aia. riguarda i cantanti. Che è successo? Cos'è Che successo? Cos'è praticamente successo? c'è un nuovo decreto-legge per cui la SIAE non avrà più il monopolio, ciascun cantante sarà libero di iscriversi a qualsiasi organismo dei diritti di autore. Ciò se da una parte danneggia grandi cantatori che erano percepiti a forfè addirittura, dà la possibilità di avere una vetrina ai nuovi cantautori, quindi come se fosse che cambiano manager. Quindi questo potrebbe essere interessante, però la vediamo un attimino difficile passare da una vecchia metodologia per chi deve avere degli arretrati. Certo. Perché, diciamo, i pagamenti, come sanno tutti, non sono in modo istantaneo, ha di nuovi, quindi è una cosa, diciamo, interessante, sempre stabilita dalle nuove norme che sono a braccetto con la comunità europea, che in Italia un attimino devono andare ancora a regime, e quindi questo diventa un attimino interessante. Beh, decisamente sì. Interessante e difficile da applicare. Sicuramente sì, E per sicuramente sì. questa rubrica spettacolo e cultura abbiamo due notizie di spettacolo. Una notizia riguarda il famoso cantante Ricky Martin, Ah, Ricky Martin. che per una Cosa ha cifra ha combinato? combinato una delle sue. Cosa ha È combinato? Vai, dici, dici. stato contattato da una imprenditrice venezuelana, Ah. l'ha invitato a una sua festa, che era una festa di ricorrenza, no, era una festa per beneficenza di Beneficenza. un'associazione. Che è successo praticamente a Ricky Martin? È stato detto: vieni, noi ti diamo 80.000 euro. 80.000 euro per fare cosa? Bruscolini. Per fare cosa? Per dare un bacio limonato alla titolare, che imprenditrice. Questo Caspita. bacio limonato è stato effettuato per questa somma, alla presenza però del compagno di Ricky Martin, che si è portato anche il compagnello. Il Tu lo sai, compagnello, il Luca, compagnello. che Ricky Martin ha un compagno? Ok? No, non è No, no, no. comunista, no, no, diciamo. No, ma gay. O Non è meglio, non comunista, so se sia diciamo, comunista, però non ci è, interessa. diciamo, di un sesso avverso al nostro, cioè lui ci piacciono gli uomini. Vabbè, sono gusti, noi Rispettabile, ci non mancherebbe. andiamo Ma oltre. non No, su è morto. questo Oh io mio, io non lo credo so, si no. stia toccando in una maniera Sì, importantissima. insomma, sta confondendo le acque. Oh mio, no, Vabbè, ma non stiamo partorendo, sicura, però le no, acque sono rotte. e non solo quelle, sappi, Vabbè, no, diciamo fidati. così che Ricky Martin comunque si è fatto un'ottima pubblicità, andiamo anche noi adesso, però noi diciamo che siamo sessuatici normali, ci daranno mai 80.000 euro? Beh, per ora ce ne promettono 80, eh? Vabbè, comunque è stata fatta questa cosa che a noi dà un po' in escandescenza, però sono cose, sono americanate, tra virgolette, che vengono, diciamo, che sono all'ordine del giorno. Per quanto riguarda le notizie dello spettacolo di casa nostra, chiudiamo con la regina della
non abbiamo più, diciamo, oggi non c'è Emilia Senzale per le ricette, ma abbiamo la regina dei fornelli, Antonella Clerici. Ah, Antonellona! Cosa ha combinato Antonella? Cosa ha combinato? Praticamente si è innamorata di un altro uomo. Ah! E quindi è stata vista nel parco più volte, mano nella mano, a questo nuovo amore che si è scoperto chi è. Chi è? È un ortopedico. Aspetta. Al cui lei si è rivolta per la lombosciatalgia. Quindi praticamente vai oggi, vai domani. Anche dopodomani. E che succede? Praticamente sono andati mano nella mano. E quindi significa che ha iniziato un nuovo percorso, evidentemente. Il Freddy gli è servito solo perché, evidentemente, insomma, non vogliamo essere malelingue, evidentemente non c'era questo grande amore. Cosa hai detto? Usa e c'è. Nonostante che adesso hanno un ristorante che mi sembra in provincia di Napoli, se non erro, in comune, hanno ancora degli affari in comune. E lui è ancora, insomma, uno degli autori della sua trasmissione, insomma. Quando uno ci si sposa, Raffa, tu che sei già sposato da anni, come no? Lo sai benissimo. Bisogna un attimino evitare di mettere in mezzo troppe cose insieme, anche per scaramanzia, certo, se vogliamo. Certo. E bisogna pilotare la propria strada per un percorso personale.